abbiamo, pochi giorni fa, abbiamo sfilato per un corteo Mai più fonderie, con l'adesione di 43 associazioni importanti e di forze politiche di tutto l'arco costituzionale, proprio per chiedere l'immediata chiusura delle fonderie Pisano, perché siamo convinti, e ne abbiamo anche le prove, che continuano a reiterare gli stessi reati commessi anche fino al giugno 2016, quando la Procura ha deciso, per un immediato pericolo e perché l'AIA è illegittima, illecita e inefficace, di fare il sequestro della fabbrica, che è durato fino al 14 dicembre 2016. Riteniamo sbagliata, erronea, il comportamento del Riesame, che ha deciso di riaprire quello stabilimento. Dalla riapertura del 14 di dicembre noi abbiamo ritrovato quelle polveri nere, metalliche, che invadono la nostra vita, che invadono tutto il territorio e le superfici delle nostre abitazioni, dentro e fuori le abitazioni. Quelle stesse miasmi intollerabili, quella puzza nauseabonda che va a condizionare fortemente la nostra qualità della vita. Noi abbiamo una certezza, da quando la Procura a giugno ha chiuso lo stabilimento, nei 5 mesi effettivi di chiusura, quelle polveri nere, metalliche e quei miasmi, quella puzza insostenibile per la vita, erano completamente sparite. Dalla riapertura sono ricomparse come prima. Pertanto siamo sicuri che non è cambiato nulla in merito all'adeguabilità di quell'impianto. Quell'impianto è incompatibile con il territorio e chiediamo con forza, auspichiamo che la magistratura, la Cassazione, a giugno richiuda lo stabilimento, perché va sottolineato che gli stessi procuratori capo e i PM che stanno indagando hanno contestato la riapertura fatta dal Tribunale del Riesame e hanno ricorso in Cassazione, ma la cosa più importante che va sottolineato è la mancanza della politica. Sono trascorsi 60 giorni da quando si sono incontrati in Regione l'assessore Bonavitacola, l'Epore e la proprietà Pisano, e dovevano rivedersi dopo 15 giorni per dare dei siti. Invece sono trascorsi 60 giorni e nulla è stato fatto. Non c'è un luogo dove delocalizzare, pertanto l'unica scelta valida, e riteniamo, per salvaguardare la salute dei lavoratori, ma soprattutto della popolazione, è chiudere lo stabilimento. La condizione sine qua non è la chiusura immediata a Via dei Greci, dopodiché sul resto siamo pronti a scendere accanto ai lavoratori per ottenere la delocalizzazione, ma prima va chiuso lo stabilimento.